Fake my love, pretending it's just a game. Must be worth a try, guess I'll board my plane. All the people look for a new way. I can take any more, not today. Skyline è un progetto che nasce da 3 anni di duro lavoro. In testa avevo l'intenzione di sgrassare il più possibile quello che sono i virtuosismi in eccesso della musica progressive e cercare di essere un po' più diretti, quindi avere delle composizioni magari un po' più melodiche, ma che allo stesso tempo andassero a stuzzicare gli affezionati, gli amanti del prog vecchio stile. Dunque, io mi auguro che il nostro nuovo prodotto Skyline sia apprezzato, è un disco che amo molto e spero di poterlo proporre dal vivo molto più spesso rispetto a come è stato fatto in passato per i vecchi album. Nella sua versione ancora magari non ultimata totale, però è comunque una grande soddisfazione potersi sentire. Vogliamo arrivare il più là possibile, suonare in più situazioni possibili e toglierci più soddisfazioni possibili anche dal punto di vista discografico. Grazie a questo disco, Skyline, ho finalmente l'opportunità di esprimermi in questa band discograficamente, cosa che fino adesso, anche se sono dentro il 2012, non avevo ancora fatto. Skyline è l'apertura di un magical musical box, nel quale sono racchiuse atmosfere, musiche, note che si richiamano il grande progressive degli anni 70, ma sono decisamente proiettate verso un futuro, un'evoluzione. Sicuramente è un disco dalle sonorità molto più dirette, è più acustico. Devo dire che molte delle composizioni le ho abbozzate con una chitarra acustica, quindi potete immaginare un pochino quello che sarà la sonorità finale di questo disco. Le registrazioni di Skyline sono cominciate nell'estate del 2014 ufficialmente, sebbene comunque i brani fossero pronti da almeno circa un anno. Abbiamo fatto un lungo lavoro di prove prima delle registrazioni. Per le batterie in studio abbiamo lavorato con Francesco Bellucci e Davide Guerri e abbiamo fatto un lavoro molto intenso di esecuzione, registrazione e mixaggio. Gli arrangiamenti per archi sono stati tutti curati in particolar modo. Rimane comunque sempre la componente orchestrale, perché comunque è un marchio di fabbrica dei Baroque Project, soprattutto per l'intenzione musicale che ho in testa.
Skyline è sicuramente un'operazione internazionale. Parte con due grandi padrini di eccezione, Vittorio De Scalzi, un po' il padre del symphonic rock progressive italiano, Paul Whitehead, l'uomo che trasformava la grande musica degli anni 70 in atmosfere visuali uniche. Nasce come progetto internazionale, cantato in inglese, composto con un occhio globale, proprio per arricchire l'esperienza di un gruppo che sta suonando da diversi anni, ma che finalmente è diventato gruppo, con dinamiche corali di composizione e di esecuzione che non fanno altro che aumentare l'energia che è dietro questo progetto. Ha deciso di collaborare con noi Varrock, tant'è che ha accettato di disegnare la copertina del nostro nuovo album. Is it true, Paul? Yes, I like the music. For me it's always very interesting to hear something new and fresh, because I hear a lot of music and I don't hear a lot of fresh. When I heard you it was like a breath of fresh air. I said I'd like to work with this guy. When I heard Skyline, just the title alone inspired the images in my mind, and then the music just amplified that. So I'm looking forward to working with you. Thank you very much. So collaboration. Okay. So welcome back, you fools. È stato un grandissimo onore per me, soprattutto la sua partecipazione, perché è stato uno dei miei miti per anni. Io 10 anni ascoltavo Concerto Grosso dei New Trolls, quindi potete immaginare sentire la sua partecipazione in un mio progetto e sentire la stessa voce che io sentivo quando ero un bambino in una mia composizione. E devo dire che ci ha sorpresi parecchio, devo dire grazie anche al nostro manager Claudio Cutrone, che è stato veramente fenomenale nel permetterci questo incontro insieme a questo grande artista. Ma per me è stata una gioia partecipare. Quando Luca mi ha chiesto di partecipare ho voluto naturalmente ascoltare il suo lavoro con il Baroque Project, e devo dire che l'ho trovato veramente interessante. È perfettamente in linea con quello che io immagino possa essere la proiezione futura del mio Concerto Grosso, no? E questa fusione tra musica classica e musica rock, per cui ho suonato molto volentieri per l'auto, per la mia voce, e chissà che in futuro io sono disponibile anche per operazioni future. Hanno finalmente acquisito una maturità ed un'evoluzione da gruppo, guidata da un singolo geniale compositore, ma adesso supportata finalmente da uno sforzo sia compositivo che esecutivo corale. Ed è per questo che credo che Skyline sia decisamente il lavoro più completo e più maturo del gruppo, e che rifletterà nella piena soddisfazione, mi auguro, di tutti quelli che ascolteranno questo album. E sono già tanti.